Buongiorno a tutti, oggi parliamo con il professor Antonio Brusa. Lui è stato docente di storia e di didattica della storia all'Università di Bari per molti anni, ma ha insegnato anche nei percorsi di formazione delle SSIS a Pavia e anche in diverse altre università italiane ed europee. Perché parliamo con Antonio Brusa? Perché lui, insieme ad altri colleghi, docenti universitari e qualche collega anche di scuola secondaria di secondo grado, ha fondato proprio in queste settimane una importante associazione, la Società Italiana di Didattica della Storia. E ne parliamo perché questa è una importante novità nel panorama associazionistico. Questa è la prima società italiana di didattica della storia e quindi è un avvenimento decisamente molto, molto importante. Ecco, come mai avete avuto l'idea di mettere in piedi questa associazione e di occuparvi in modo sistematico di didattica della storia? Sono due questioni. La prima, occuparci in modo sistematico di didattica della storia. I membri fondatori lo fanno da molto tempo. Da molto tempo. Io personalmente l'ho fatto perché a partire dagli anni 80, quindi da molto molto tempo fa, perché mi ero, essendo stato insegnante, mi ero scocciato di quelli che facevano aggiornamento predicatorio, dicevano andate da quella parte, andate da quell'altra che fate bene, eccetera. L'insegnamento del vigile urbano. Uno lavora e gli dice, arriva un altro e dice da quella parte devi andare. E ho pensato che l'unico modo che avevo per poter aiutare un docente, cosa che volevo fare, era quello di mettermi a fare ricerca nel suo campo. E quindi ho cercato di fare ricerca didattica della storia, io e tanti altri. Questa attività è stata, devo dire, riconosciuta dai docenti. Gli insegnanti in questi anni mi hanno sempre sostenuto. Non avrei vissuto 40 anni all'università marginalmente facendo didattica, cosa che come sa chiunque lavori all'università ti blocca le carriere, se non avessi avuto il fortissimo sostegno dei docenti. D'altra parte, io e gli altri che abbiamo lavorato in questo terreno siamo stati sempre emarginati dall'università. Ecco, però voi siete stati un po' degli apripista, usiamo questo termine, perché adesso di insegnamenti di didattica della storia ce ne sono tanti in molte università italiane, è giusto? Esattamente, sì. Forse qualcuno ricorderà tutte le vicende della formazione dei docenti, la formazione primaria, la SIS che viene, che la Gelmini toglie di mezzo, i TFA e tutte le altre. Fino al momento sembra che ci si avvia una soluzione di formazione iniziale, che comprende ovviamente le didattiche disciplinari, fra cui didattica della storia. Di conseguenza le università si sono dovute attrezzare con degli insegnamenti, hanno dovuto aprire, credo, una novantina di insegnamenti in tutta Italia, in cui ci sono dei colleghi che adesso insegnano questa che tempo fa era l'unica, era insegnata su una disciplina che tempo fa era insegnata solo a Bari, Roma, Bologna, Padova e qualche altra zona, qualche altra, università sparsa in Italia, ora ovunque. Ecco, ma questa è una cosa un po' curiosa, perché in realtà in Italia esiste una importante tradizione di studi storici. Come mai invece la didattica della storia è sempre stata così trascurata? Noi arriviamo ultimi, appunto, nella creazione di una associazione che si occupa di didattica della storia. Perché succede questo nel nostro paese? Questa è una domanda molto interessante, richiederebbe veramente che si aprissero degli studi di storiografia sulla natura delle ricerche storiche italiane. Le risposte che io posso dare possono apparire risposte così date all'impronta e certamente sono bisognose di studi successivi. Una risposta è questa.
c'è un pregiudizio gentiliano degli storici nei confronti della didattica. Nella pedagogia non se ne parla, cioè parlare di pedagogia a uno storico significa dire una brutta parola. Però per la didattica è la stessa cosa. Lo storico pensa ancora che lui è la coscienza storica della nazione, che quindi per lui l'importante è poter parlare bene, chiaramente, di un argomento che di per sé è importante. Questo, per esempio, spiega il successo enorme che ha avuto la Public History in Italia. La Public History promette allo storico di dargli quel megafono che aveva perso. Nell'Ottocento ce l'aveva, adesso non ce l'ha più. Ora ti insegno, dice la Public History, a usare i media, a lavorarci, a stare nei social, nella storia pubblica, eccetera. E quindi tu recuperi questa funzione di chi parla direttamente alle masse. Cosa manca in questo? Manca, certo, è una cosa giusta, può andare bene. Manca l'idea di formazione. Parlare a uno e che uno ti ascolti non è sinonimo di un processo di formazione che avviene, che avviene. Bisogna lavorarci su per capire in che modo avvenga questo processo di formazione. Ecco, questa cosa qui è stata sempre lasciata al docente. Dice lo studioso universitario, io studio, che so, la rivoluzione francese al meglio. Te la consegno, sta a te docente renderla insegnabile, fare il mediatore, trovare che so tutti i marchingegni per cui sto ragazzino che lo studia a un certo momento diventa fanatico di Robespierre. Ecco, ma senti, a tuo parere, e credo che tu a questa domanda possa rispondere, ti sei occupato di didattica della storia per 40 anni, ma quanto è difficile insegnare la storia ai ragazzi di oggi? Quanto è difficile anche in un certo modo, in un certo senso, farli appassionare alla storia? La storia è stata sempre una materia difficile. Uno studioso americano che si chiama Sam Weinberg ha scritto un libro che ha il titolo in italiano sarebbe Il pensiero storico è un pensiero innaturale. Innaturale. Normalmente uno che vive nella società, ma perché cavolo dovrebbe studiare la storia? Se uno mi dice ma che serve la storia, ha tutte le ragioni del mondo. Perché si vive, non c'è bisogno di storia. La storia è un'esigenza che comincia a sentirsi nelle società complesse dell'Occidente europeo a metà 800, fine 700, metà 800, perché? Perché bisogna governare la storia. La storia va governata, altrimenti sei governato. La storia come flusso di eventi nel quale tu vivi ha bisogno ormai di essere governato, è talmente complicato. Allora cosa fai? Devi capire come funziona, devi capire come funziona tutto ciò. E quindi la storia diventa una materia, un supporto alla comprensione del presente che è necessario in una società complessa, ma in una società che si rende conto della necessità di governarsi, se no la società va avanti senza storia, senza problemi. E questo è il primo punto. La storia è una materia apparentemente facile perché parla di noi, usa un linguaggio normale, ma è la materia più difficile perché è la materia che ti dice tu stesso puoi diventare oggetto di analisi. La società che sta intorno può diventare oggetto di analisi. Perché mai? Per vivere noi dobbiamo lavorare, non studiare. Senti, quindi questa mistica, chiamiamola così, della storia maestra di vita, secondo te va un po' ridimensionata o comunque in che modo va interpretata? Intanto hai detto bene, una mistica, Cicerone disse, storia maestra di vita, no, un momento, era una cosa, poi la comprensione del presente, c'era un sacco di roba dentro, da cui noi abbiamo isolato questa maestra di vita per rendere la storia come, cioè trovare questo senso della storia immediato, a che serve la storia? Beh, serve a sapere come bisogna comportarsi, evitare gli errori del passato, eccetera, insomma questo buon senso che cerca di dare un senso appunto a un insegnamento difficile. La difficoltà dell'insegnamento è capire che noi abbiamo bisogno di protesi intellettuali per
leggere cosa sta succedendo al mondo. Il mondo è talmente complesso che o lo guardiamo con i microscopi giusti oppure non ci capiamo una mazza. E tutto questo è connesso con la democrazia. Perché un soggetto che non capisce una mazza di quello che sta succedendo è un soggetto che quando va a votare voterà per tante ragioni oppure avrà sempre bisogno di un qualcuno che gli dice: vedi, le cose sono così. Avrà bisogno di un suggeritore dei sensi, ciò che sta accadendo. Non è capace di guardare e di dire: ma secondo me sta succedendo questo, quindi prendo questa decisione. E anche qui vedi un senso profondo fra una società democratica, la tenuta di una società democratica e la conoscenza storica diffusa dei membri di questa società. Senti, torniamo alla vostra associazione, la Società Italiana di Didattica della Storia. Ecco, quale contributo, quale aiuto voi pensate di poter dare ai tanti, tantissimi, alle migliaia di insegnanti che insegnano storia nelle loro classi, nelle loro scuole? Che cosa, in che modo voi potete essere utili? Ma intanto associandoli. Associarsi è stare insieme, vedersi insieme. Noi abbiamo un problema in Italia. Non è stato messo in evidenza da molti, ma forse persone come te che hanno come me vissuto queste stagioni, forse converranno che negli anni 80 fino alla metà degli anni 90 la scuola aveva quel 10% di insegnanti bravi che poi nelle loro classi, nei loro istituti, erano quelli che evangelicamente vengono chiamati le lucerne sul moggio, no? Meno male erano la guida, no? I leader che sono nelle adozioni di libri di testo, guidavano verso la scelta del migliore libro di testo. Nelle sperimentazioni spingevano per questa sperimentazione e quest'altra. Ed è stata una stagione che ha visto tante, tante cose. Le associazioni professionali godono di questo fatto. Se noi andiamo a vedere la situazione attuale, noi vediamo, perlomeno dati del 2008, ma forse confermabili, che questo 10% c'è ancora, non è che non c'è più. Si saranno innovato, eccetera, ma una media del 10% degli insegnanti eccellenti c'è in Italia. Il problema è che non è più la lampada sul moggio, ma è quei due o tre insegnanti bravi che trovi in ogni istituto sono percepiti come quelli che rompono le scatole, quelli che stanno lì. Allora, un'associazione fa questo come politica, no? Dà visibilità, copre le spalle, dà valore, valorizza l'insieme delle persone che lo fa attraverso convegni, dando rilievo, andando lì nelle varie situazioni, attraverso manifestazioni, e quindi cerca in ogni modo di dare rilievo a queste persone, quindi farle riconoscere innanzitutto. Detto questo, cercheremo di immettere, soprattutto di aprire i collegamenti fra i gruppi di insegnamenti italiani, di insegnanti italiani e la ricerca internazionale. Come ti dicevo, la ricerca internazionale, probabilmente sai, la ricerca internazionale ha dato una quantità enorme di risposte a quelle che i docenti considerano i suoi problemi quotidiani personali. Non sono problemi quotidiani personali, sono problemi di tutti, sono stati esaminati e per ogni questione che noi abbiamo, la distrazione del docente, il fatto che non si capisce il testo, leggere il testo in classe o no, fare una ricerca, uscire, andare in un museo, eccetera. Abbiamo solide ricerche che ti aiutano a evitare gli errori iniziali, a dire ho inventato una cosa quando in realtà hai inventato l'acqua calda, partire tutti da tre e non da zero. Senti, fra le prossime vostre iniziative, dopo quella dell'8-9 settembre a Padova, dove appunto avete fatto il primo convegno della società, che cosa c'è? Cosa avete in programma? Cosa avete in cantiere? Dunque, in cantiere ci sono fra il 20 e il 30 le elezioni della direzione effettiva. Noi siamo stati
quelli che hanno lanciato l'associazione. Adesso l'associazione va, ha bisogno di un supporto, di un'investitura, e quindi la nuova direzione deciderà la serie di convegni, di iniziative che si faranno, una che è già in campo e che è possibile per tutti coloro che vorranno iscriversi, è una newsletter che arriva gratuitamente a tutti gli iscritti e che fa già questo lavoro, mettere in contatto i docenti italiani con i materiali, quelli facilmente reperibili, che in questo momento si trovano e che possono essere utili per l'insegnamento della storia. Bene, ti ringraziamo e ovviamente facciamo i migliori auguri di buon lavoro a te e alla vostra società, perché riteniamo che davvero un buon insegnamento della storia sia anche importante per aiutarci a formare giovani attenti anche ai temi della democrazia, della cittadinanza, perché poi questo è anche un po' il vostro obiettivo, se non abbiamo capito male da quanto tu ci hai raccontato in questa bella chiacchierata. Grazie, professor Brusa, e davvero ancora tanti auguri. Grazie a voi e un saluto ai lettori.